Sì, io sto dedicando tantissima energia e tempo a quei quartieri di Roma che sono stati abbandonati in questi anni e che hanno bisogno di attenzione, di cura, di vicinanza, di investimenti, di servizi. La nostra idea di città dei 15 minuti è una città con i servizi di prossimità, dove in tutti i quartieri ci devono essere parchi, asili nido, luoghi culturali, luoghi dello sport, spazi di coworking e cura di vicinanza. Quindi la nostra idea è quella di una città che si prende cura anche con un modello domiciliare, territoriale, basato sull'integrazione sociosanitaria, che aiuti le persone a essere più vicine e più integrate. Questo problema è fondamentale in tanti quartieri che in questi anni hanno visto una totale assenza dell'amministrazione e che noi vogliamo rilanciare, recuperare anche dal punto di vista della sicurezza e del lavoro. Posso chiedere una battuta sul 110% sull'ecobonus che sembra ancora fermo? Sì, gli uffici di Roma Capitale stanno lavorando male e lentamente per colpa di questa amministrazione che non coglie l'opportunità del 110%, tra l'altro non l'ha reso utilizzabile dalle case popolari del Comune di Roma. Io immediatamente, oggi l'ho annunciato, tra i primi atti che prenderò sarà di fare quello che ha fatto anche Beppe Sala, di attribuire il patrimonio edilizio di Roma Capitale a Risorse per Roma per poter utilizzare l'ecobonus che altrimenti non verrebbe utilizzato per risanare tante abitazioni di proprietà di Roma Capitale dove vivono tantissime cittadine e cittadini romani. E poi bisogna sbloccare, accelerare le procedure per i casi in cui sono necessari dei feedback da parte dell'amministrazione e fare un lavoro straordinario che punti a rigenerare, riqualificare il nostro patrimonio abitativo anche nella direzione della sostenibilità energetica e della creazione di comunità energetiche. Oggi si parla tanto di caro bollette, noi vogliamo promuovere nel nostro programma la realizzazione di almeno 1.000 comunità energetiche, che significa che i condomini, i quartieri si possono associare e con i pannelli produrre l'energia per ridurre il costo delle bollette e anche per poter per esempio caricare le proprie auto elettriche quando si arriverà alla mobilità elettrica più diffusa come l'Europa ci chiede di fare nei prossimi anni. Quindi in tutti i quartieri bisogna realizzare una grande opera di riqualificazione del patrimonio abitativo e di sostegno alla transizione ecologica e energetica.